buonasera a tutti. Buonasera e grazie della presentazione. Sono molto emozionata perché per me è la prima volta che partecipo alla Leopolda, quindi in un contesto così passionale, così empatico, così emotivo, per cui perdonatemi se manifesto un filo di emozione. Però ci tenevo ad esserci qua oggi, ad esserci perché voglio condividere con voi l'idea che questo paese oggi ha bisogno di nuovi ingredienti, di nuovi strumenti. E il primo ingrediente è sicuramente, ed è stato molto nominato in questa giornata, è l'ingrediente della velocità. Io anagraficamente, ma anche diciamo per spirito, rappresento una generazione cosiddetta smart, una generazione che non conosce confini, che comunica ad emisferi di distanza, che acquisisce delle informazioni su uno schermo touch. Ma io rappresento anche una generazione di giovani imprenditori che non hanno tempo da perdere, che non hanno il tempo per le attese e per i quali l'idea deve diventare subito un progetto. Ma io condivido e io rappresento anche una nuova agricoltura, un'agricoltura che sta cambiando ad un ritmo velocissimo, ad un ritmo incessante, un'agricoltura che ha bisogno di nuove esigenze, che ha nuove visioni, ha nuove prospettive e anche nuovi progetti di impresa. Ma un'agricoltura che a suo tempo ha anche bisogno di nuovi strumenti, di nuove regole. Per questo abbiamo, raccontiamo e diciamo il nostro sì, soprattutto alla voglia di approvare delle leggi in tempi certi, in tempi a dimensioni di impresa. E quindi diciamo sì anche al superamento del bicameralismo perfetto, un bicameralismo che ci ha consegnato, per quanto riguarda il mio settore, delle leggi come l'ultimo collegato agricolo dopo oltre 2 anni dalla sua presentazione. Ma c'è un altro ingrediente che ci può aiutare a migliorare il nostro paese, e l'ingrediente è quello che ha a che fare con la divisione e suddivisione dei ruoli. E quindi diciamo sì alla revisione delle competenze Stato-Regioni e diciamo sì al fatto che la gestione del territorio con il referendum possa diventare una competenza statale, perché tutto ciò che ha a che fare con le risorse naturali non necessita di zavorre, non ha bisogno di pesanti sovrapposizioni, ma solamente di un punto di riferimento, di una guida unica, chiara e trasparente. Ma poi diciamo sì anche per un altro ingrediente prezioso, vitale, che è la partecipazione diretta dei cittadini. Ed è un ingrediente fondamentale, soprattutto nel momento in cui immaginiamo che sono i cittadini stessi a poter decidere della propria alimentazione, a decidere del proprio paesaggio, del proprio ambiente, del cibo che vogliono acquistare e portare sulle loro tavole. E allora c'è un altro sì forte e un altro sì a un altro ingrediente vitale, che è il riconoscimento della capacità anche di riconoscere dei temi universali. E allora siamo favorevoli e siamo contenti del fatto che con il referendum la sicurezza alimentare possa diventare un tema costituzionale. E allora questi sono gli ingredienti che noi vogliamo amalgamare per ottenere una ricetta esplosiva che possa sì raccontarci un paese che è in grado di riconoscere la memoria, ma che sia soprattutto in grado di costruire delle prospettive nuove e future. Ed è per questo che il 4 dicembre voterò sì. Grazie.